Buonasera. Ciao a tutte! Ciao ragazze, buonasera. Qualcuno scrive non vedo nulla e non abbiamo iniziato. Non vedi perché non c'eravamo, siamo arrivate ora. Allora, eccoci, sono le 18:01 e siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook Sì. per questa presentazione di oggi, di questa domenica pomeriggio. Come avete visto, oggi c'è Annalisa, stranamente subito ha liquidato il marito, quindi In super dall'inizio. orario, diciamo, e senza chi ci disturba Sì, oggi. siamo sole sole, insieme a voi, per divertirci senza gli scocciatori che sicuramente ci stanno Sì, già seguendo. era online, ha detto un po' di suspense, ma già aveva Allora, scritto. iniziamo a salutare velocemente, mentre le altre si connettono, un po' di persone che ci hanno salutato, a partire da Monica e Sabrina, a cui mandiamo un bacione, Masha, Elisabetta, Grazia. Poi vediamo Alessandra, buonasera a tutti, Barbara, Maria. Ah, Barbara ci scrive da Tarquinia, dove sono stata io in vacanza quest'estate. Bellissima cittadina, bellissimo posto con tante belle cose da vedere. Mimma, Elisabetta. Ah, Elisabetta scrive caffè, divano, stufetta. Inizia la diretta. Fa pure rima, Sì. grande, ma ha Allora. ragione col divano stufetta, perché È diciamo che tornato l'altro giorno, l'inverno. fino a ieri, forse l'altro ieri, L'altro già ieri. immaginavamo progetti estivi, già raggi romani, cosa, tutta sbracciata, perché qua Oggi fa faceva freddo. abbastanza caldino, è ritornato l'inverno, il Vesuvio è nevato, sta un freddo esagerato ovunque, secondo me. Allora, salutiamo Dolores, Maria, Antonio, il disturbatore. E poi questo è un commento meraviglioso. Sto lavorando con la vostra Lana. Saluti dalle Canarie, la nostra Ah, che Marisa che è a bello! casa del suo pargolo. Giorgia, Mascia. Fiorenza, Elena, la nostra Elena da Verona, Bombina, ancora Grazia, Maria Rosa, Tantissime. Sabina, Monica, Silvana. Allora, ben arrivati a voi. La nostra Stefania che invece ci Dalla scrive provincia di Padova, dalla provincia provincia di di Padova. Padova, Roberta, Domenica, vabbè, arriverà a un certo punto che vi considero Raffaella e Elena, tutte salutate perché siete troppe. Allora, Pina e Roberta, Roberta finisci. dice da lei fa Marcella, meno 3, da meno lei fa meno 3. 3. Non dico che fa freddo allora qua, no. Però basta, ragazzi, un po' no, ci manca l'idea del caldo. Non vedo Sì, l'ora di sì, passare sì, sì, sì. l'ora avanti che faccia Però le tardi. giornate Un si sono allungate pochino perché alle sì. 18 c'è ancora luce, quindi già si vede un po' Allora, di ragazze, Dina, cambio. grazie. Mi fa piacere sapere che ti è piaciuta la mia città. Se ritornerai, mi farebbe tantissimo piacere conoscerti. Ok, Barbara, sì, mi è Noi piaciuta tanto. fitteremo un camper itinerante, Dina guida io a fianco, perché Perché non, ha, non puoi guidare? no, non amo guidare, tu lo sai, non amo guidare. Quindi lei guida, io a fianco e veniamo a Un trovare tutte quante camperino voi. piccolo. Sì, tanti soletti ci andiamo dentro, Vabbè, senza però nessun disturbatore, che pure di dici? bed and breakfast in bed and Sì, breakfast vabbè, pure. giusto per stare comodo dentro, Si pure ci va potrebbe anche bene, fare una brava! doccia. Allora, no, io amo il camper, però con lei non saprei. Ma guarda. È troppo piccolo. Allora, Antonellina, buonasera, Dine, Anna, Lisa, grazie della vostra diretta. Oggi mi ci voleva proprio perché sono un pochino moscetta. Allora, sono contenta che ci siete voi. Forza, Antonellina, che confido in te per i prezzi, anche se me li sono segnate, vedi, cadono i prezzi. Confido in te per una mano. Forza, forza, forza. Come Allora, dire, ragazze, ognuno la sua valletta, tu sei la nostra, mi raccomando, Antonellina, non puoi la mollarci. nostra assistente. Allora, puntata bomba, abbiamo preparato un sacco di cose. Saluti da Santa Marinella, ma quanti bei posti, ragazzi. Allora, forza, basta, bando alle ciance, iniziamo un po' con la diretta. Oggi facciamo un po' di saldi e un po' di new entry, ma in particolare iniziamo subito subito con Sì. i nostri contest. Allora, perché parlo al plurale? Perché si è appena chiuso il contest, la mia borsa, hashtag la mia borsa, avete mandato tantissime fotografie, noi siamo state felicissime, abbiamo fatto il video, lo trovate su YouTube. Mi dispiace forse che un paio di persone hanno detto che non sono arrivate. Mi raccomando, quando partecipate ai contest, mettete l'hashtag, cioè sarebbe il cancelletto con il nome del contest, perché altrimenti è difficile poi andare a recuperare tutte le foto. Quindi, allora Anna, che dice? Ha ricevuto il nostro filato Belvedere ed è stupendo. Ah, poi c'è Simona. Ah, finalmente capisco chi è, Pensieri e Pasticci, perché lei si Ah, cioè, Simona! bene, bene, quindi sappiamo che Ha un
bellissimo blog, io la seguo su Instagram, fa dei dolci semplicissimi, ma ogni foto che guardo mi viene voglia di mangiarli. Detto da te. Brava, è vero, poi soprattutto sui dolci, che io non è che ne mangio tanti, però è bravissima. Andatela a visitare su Instagram. Poi ci saluta la nostra Brunella che non ha mandato foto, però ti puoi rifare perché ora ne faremo un altro di contest. Grazie, farò del mio meglio. Allora, poi volevo salutare Monica. Un bacio a Monica, che ha anche lei una bella pagina che si chiama Piccole Idee. Devo dire, ha pubblicato un completo bellissimo fatto con il LED. Sì, l'hai stupendo, visto? Cardigan sì, sì, con sì. Canotta più gonna, veramente bella. Andate a vedere la sua pagina perché è veramente fantastica. Piccole Idee si chiama. Allora, iniziamo. Giusto, sta provando il cable 5. Devo dire la verità, il cable 5 è piaciuto tanto anche alla mia mamma, che si è preparata. Io oggi l'ho vista e me ne sono innamorata. Ha fatto sua una madre. Bellissima canotta utilizzando il cable 5 e il LED dei colori blu. Essendo poi la stessa casa che fa sia il cable 5 che il LED, l'abbinamento è venuto perfetto perché praticamente sono gli stessi colori. E lei ha fatto una canotta un po' con le paillette, un po' diciamo semplice, a tinta unita. E poi diciamo quando farà più caldo ve la faremo vedere, magari faremo anche il tutorial, perché è un lavoro carino, delicato, elegante, molto molto facile. Quindi sono i lavori che ci piacciono. Roberta Valente dice: insieme ad una mia amica presto apriremo un laboratorio. Brava Roberta, dai, facci sapere che ti facciamo un po' di pubblicità. Allora, quanto tempo dureranno i contest delle borse, Giorgio? Allora, uno si è appena chiuso, è durata credo 3 settimane, abbiamo dato il tempo perché in realtà era un contest semplice, nel senso che si poteva postare qualsiasi borsa che uno avesse fatto nel passato. Allora, non riuscivo a fare su Instagram, ma grazie, non l'abbiamo trovata. Vabbè, ma ti rifarai, non ti preoccupare. La canotta è fatta all'uncinetto, sì, è una canotta fatta all'uncinetto, veramente, ragazze, è molto, molto, molto carina. Ve la faccio vedere quando fa più caldo. Vi ripeto, è fatta con cable 5 LED, io ne ho fatta una con il Cosmopolitan, che però mi piace tanto, ma ho avuto giusto il coraggio di provarla, perché con questo freddo non mi potete chiedere di indossarla, tra l'altro è traforata, quindi ho detto vabbè, l'ho fatta quando stavo in quarantena, però non si può ancora mettere. Allora, affettuosi saluti da Anna Tommasini. Ciao Anna, un bacio. E Laura dice blu, allora è per me la maglia. Sì. Ma c'ha le paillette, tu sei allergica a paillette. Lo farà senza, laminato. Vedi? Ma senza paillette. Allora, iniziamo ora subito dal nostro nuovo contest. Lo sapete che abbiamo fatto questa promozione fantastica, perché grazie al nostro fornitore che ci ha fatto un prezzo di favore, delle borse in feltro. Noi abbiamo le nostre borse in feltro fatte artigianalmente, che trovate sul sito nella sezione shop borse, e quelle sono adattissime per esempio per replicare i nostri tutorial. Per fare invece diciamo dei progetti un attimino un po' più standardizzati, e quindi per poter provare l'idea del contest, abbiamo preso queste borse che sono praticamente rettangolari. Vi faccio vedere. Le teniamo nella busta. Oh, vabbè, le teniamo nella busta così non si rovinano, per non aprirle e chiudere. Allora abbiamo comprensivo di manico che sta dentro, due misure, una è 30x40 e costa 5,90 euro, e l'altra è 25x35, sempre con il manico, costa 4,90 euro, ed sono entrambe profonde 10 cm. Ne abbiamo almeno una, sì, in grigio scuro, in bordeaux, in marrone, poi non l'ho presa, ma c'è ancora in beige, grigio chiaro. Ecco qua, grigio chiaro e beige. Tutti e 5 i colori, per quelle che sono rimaste, ci sono in tutte e due le misure. Quindi 25x35 la piccola e 30x40 la grande. Leggiamo un po' di commenti. Vorrei farla per il matrimonio di mia nipote. Grazie. Poi te la faccio vedere. Grazie per le sorprese. Salve ragazzi, a giugno un matrimonio, aspetto filato lurex sfumato per fare uno spolverino. Aspetta, chi era? Francesca Zito, mi sembra. Allora,
Sì, Francesca, senti, se vuoi un filato sfumato per fare uno spolverino elegante, ti consiglio il Belvedere, perché innanzitutto sono 150 grammi, magari ne prendiamo Ma uno, anche il Louvre, volendo, un piccolo Louvre. sono 150 grammi per circa 500 metri, e ce ne sono i quattro colori. Poi non so, diciamo, di che colore è il tuo vestito, però l'abbiamo in quattro tonalità che puoi vedere sul sito. Sono sfumati, non li avevamo preparati, ma li prendiamo volentieri, con il blu, con il rosa e il verde che sta all'interno, e sono tutti sfumati. Poi c'è questo qua con un tocco di verde acido, che poi è lo stesso di questo, ma sono i due colori, uno che sta dentro, uno che sta fuori, Ah, ok, ho preso perché due essendo non uguali. fa niente, essendo sfumati. 205 ce l'avevi già. Sì, 305, no, questo è 303, che è questo qua, vediamo se si vede, con il blu, il celeste, il senape, un po' di marrone, il 305, invece questo che porta il blu, il verde, guardate, il verdino, e se volete vedere tutte le sfumature, andate direttamente sul sito, perché sul sito, oltre al gomitolo, di cui si vede naturalmente solo la parte esterna, trovate poi invece lo scialle eseguito, e che vi arriva anche la spiegazione, eventualmente vi interessasse dello scialle, e quindi potete vedere tutte le sfumature così come degradano. Costa, mi pare, in offerta 11 euro e qualcosa, non mi ricordo precisamente, ma è un'offerta, perché costava tipo 15,50 euro. Sono gli ultimi gomitoli, perché la casa ci ha dato questa fornitura e non sappiamo se arriveranno ancora. Quindi 150 grammi per circa 500 metri è un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di un 100% viscosa, se non per la parte lurex, e quindi ideale per fare un lavoro un po' impegnativo, lungo, quindi con un metraggio abbondante come può essere uno spolverino. Antonellina ci viene in soccorso e dice 11,95 euro, quindi Grazie. conferma il prezzo. Allora, vedi Gianna, c'ha l'occhio lungo. che bei filati dietro di voi, ragazzi. Abbiamo pure il poster che ha messo Sì, Antonio. sì, 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 sì. Dopo ne parliamo un pochino. Questi sono tutti i nuovi arrivi di Mondial. Parliamo della juta, di un bellissimo filato che si chiama Nilo 3, con cui ho già in mente di fare un progetto con una cosa che ancora non vi ho fatto vedere. Abbiamo dei colori bellissimi di filato Cortino Swan, con cui vi arriva anche la spiegazione di una borsa facile facile da fare con un solo gomitolo. Ragazzi, respira, purtroppo c'è ancora un po' di affanno. Poi c'è il filato, il cotone riciclato, ha un prezzo straordinario, è un cotone con una fibra riciclata dagli jeans, ed è carino perché è il completamento, diciamo, del nostro estate. Estate è un cotone 100% mercerizzato, quindi lucido. Questo, per chi non ama oppure vuole fare un progetto che non sia lucido, è perfetto, perché è del tutto opaco, ha un effetto un po', come dire, rustico, Sì. si lavora benissimo e lo abbiamo in tantissimi colori. Poi con calma ve lo facciamo vedere. Allora, Hanno spoilerato in pratica ciò che noi subito. avevamo alle spalle. Allora, Subito avete notato i colori magnifici del detto nuovo filato. Anna ci ringrazia per Ah, l'aiuto bene. che le diamo. Ah, che Sono bello. felice con voi quando uso uncinetto. Oh, grazie Anna, grazie, sei troppo buona. Ah, che cara. Bellissimi filati e verranno stupendi progetti. Perfetto, grazie. Allora, volevo solo dire una cosa, per chi è su Facebook, noi non vediamo i messaggi, non so per quale motivo non si attivano i messaggi di Facebook. Quindi se volete interagire con noi, volete scrivere, passate su YouTube così riusciamo a leggere anche i vostri messaggi. Non è che non vi vogliamo rispondere, ma perché non Proprio non li compaiono. vediamo, Non ma ora dopo se compaiono. riusciamo a Quindi vedere dal sì, telefono. infatti vedo che ci sono persone connesse, magari che ci stanno anche salutando, quindi vi salutiamo, però non vediamo i messaggi Vabbè. correlati, insomma. Allora, ritorniamo. Quindi, fatta questa breve, no, uscita fuori Uscita, tema, ma sì. dopo lo riprendiamo. Ritorniamo invece alla questione del nuovo contest. Se si utilizza lo stesso numero di uncinetto, si può mixare lucido e opaco del filato estate e cotone. Certo, devi trovare il giusto abbinamento di colori, quindi bisogna fare un po' di prove. Sì, Ma più o meno magari io è lo stesso uncinetto. utilizzerei più il cable 5 con Me li i denti. fate vedere dopo quei filati, tutti Ma no? chi è? Chi è? Chi è? Alessandro, Alessandra? abbiamo preparato qualcosa.
di novità. Sì, perché una chicca di novità ve la faremo vedere, non è che non ve le facciamo cioè, non vedere. Cioè, durerebbe 4 ore la diretta se dobbiamo far vedere tutto. Allora, però ci proviamo a far vedere qualcosa. Sì, sicuramente sì, facciamo sì, vedere il cotone, anche ho visto che interessa. E tra l'altro tenete conto che il filato estate è 50 grammi per 127 metri, costa 2,60 €. Questo è 50 grammi per 150 metri e costa 2,70 €, quindi siamo proprio equivalenti, con la particolarità che questo invece è un 100% cotone riciclato, quindi diamo sempre un po' una mano a questa idea, diciamo, di preservare anche il nostro pianeta, speriamo nel nostro piccolo di contribuire. Allora, ritorniamo al nostro nuovo contest che si è inventato la signora qua, ma sì, la borsa il nome, l'ho fatta io, però il nome l'ha dato Laura, sì. Dobbiamo dare a Cesare ciò che di Cesare. Feltro bag, perché con le borse feltro ci dobbiamo sbizzarrire a fare, sì, un po' di borse. E naturalmente lei ha avuto l'idea, la borsa l'ha fatta lei, perché lei è la maga delle borse, io lo dico fatto pubblicamente. Cosa? facile. Allora vediamo. Quindi domani... diciamo che questo sarebbe già il primo indosso, possiamo dire, di oggi. Questo è il primo indosso. Il primo indosso di oggi. Quindi domani comparirà su Facebook il primo hashtag, che è la mia feltro bag, quindi lì potrete pubblicare. E uscirà anche il tutorial. E uscirà anche il tutorial di questa, così chi intende realizzarla allo stesso modo potrà tranquillamente replicarla. Quindi o sotto il post pubblicate le foto, oppure... Mi raccomando, sotto il post! Che è più facile. Oppure all'interno della pagina, se voi volete pubblicare un post tutto vostro, basta che scrivete all'interno del testo hashtag feltro bag, così la troviamo, noi riusciamo a recuperare le foto. Per chi non riesce, o che ha solo Instagram, o che ha solo YouTube, o WhatsApp, può mandarle anche su WhatsApp al nostro numero 366 188 19 34, che passa qui sotto. Però devi mettere, okay, hashtag feltro bag, se no non le troviamo e poi dicono possono non sfuggire, uscita. Perché voi non ci credete, ma noi ogni giorno riceviamo innumerevoli messaggi su WhatsApp anche, quindi è facile può capitare che si perdano, e poi ci dispiace se anche una sola persona rimane fuori dal contest. Allora iniziamo. Siete pronti? È facile, quindi arriverà il tutorial della patellina, solo che Masha, ho fatto quest'altra perché mi ispirava di più, poi uno deve fare anche un po' i capricci, devo fare ancora quello della patellina, ma per la patellina c'ho un sacco di idee, anche per l'estate devono arrivare le tracolle, quindi per questo ancora non l'ho fatto uscire, ma sarà facilissimo. Allora, per quanto riguarda il contest feltro bag, ancora non ve la faccio vedere, però ci saluta Miki, dobbiamo salutare un bacio Michela, ciao. Ho utilizzato la borsa grande e due gomitoli di iris, ok? Ora ve la faccio vedere. Ciao Cinzia, un bacio. Allora, eccola qua, non so se si riesce a vedere, sì, bene, sì, sì, ma questo è un punto cosiddetto 3D, perché non è piatto praticamente sulla borsa, ma viene a formare delle parti un po' in rialzo. Ah, mi sono scordata di metterci, ci volevo mettere il... ciondolino? Lo prendo, scusa. Sì, sì, non lo so se non ci arrivi. Ha detto che non so quello. Aspetta che cade tutto il deposito. Ce la fa? Ce la fa? Ce la fa. Allora, lo faccio apposta a farla mettere, diciamo, le cose in alto. Allora, sì, praticamente con un gomitolo fate un pannello, con un altro gomitolo fate quest'altro pannello. Il filato iris è in offerta a 3,50 €, sono 100 grammi per 150 metri. Chi volesse rivestire anche i laterali deve necessariamente prendere un gomitolo in più, perché con diciamo i due gomitoli si fa giusto diciamo i due pannelli. Chi prendesse la borsa più piccola magari riesce a ricavare dei pannellini direttamente dai due gomitoli. Allora Monica, grazie. Il ciondolino l'ho preso. Il ciondolino, casomai, perché mi ero scordata di metterlo, è uscito nero, sì, dopo lo prendiamo grigio. Allora, sapete che sul nostro sito ce ne sono tanti e li potete scegliere così come vi piacciono. Era un'idea che mi aveva dato anche Laura di impreziosire
un pochino la borsa con qualcosa, diciamo, che fosse un po' più sbarazzino, e quindi avevo pensato al ciondolino, ma mi ero scordata di metterlo. Allora, punto 3D, molto semplice. Vi ho fatto il tutorial, esce domani mattina. Questo lavoro è adatto a qualsiasi bravura, quindi indipendentemente dalla vostra esperienza potete tranquillamente farla. Allora sì, l'ho lasciata senza i laterali perché, diciamo, mi era finito il tempo. Però prendendo un altro gomitolo e facendo anche lo stesso lavoro anche sui laterali, viene tranquillo. Anche questa borsa, come le nostre borse di feltro, si può tranquillamente cucire. Io che sono una sfaticata, praticamente l'ho incollata con la colla a caldo, però è stata un'occasione anche per farvi vedere che se uno ha una mano un po' precisa, può tranquillamente, infatti non si vede, diciamo, assolutamente, si può anche incollare con la colla a caldo Il lavoro è senza fare fatto. tanti pasticci, perché io mi sono incollata un po' le mani, però per il resto la borsa è venuta bene. Allora, queste borse sono stupende perché non è necessario ricoprirle interamente, ci si può divertire anche con Sì, applicazioni. Di fatto si potrebbero fare delle margherite, dei fiori, cioè si può fare di tutto. La mia è un'idea, anche per farvi vedere, diciamo, che viene carina in effetti anche senza ricoprirla tutta. Poi, in particolare, io la utilizzerò come portalavoro, quindi non è da utilizzare solo come borsa per uscire, ma anche come portalavoro. Ci ho messo anche un ripiano all'interno per rendere praticamente i laterali un po' più aperti. Questo è il punto, sono praticamente dei ventagli che però, essendo lavorati in abbondanza, danno questo effetto un po' 3D. Ecco qua, questo è il nostro lavoro della feltro bag. diciamo che la prima foto feltro bag già ce l'abbiamo, è quella di E Dina. possiamo fare il post. Voi mettetevi sotto al post oppure ce ne mandate su WhatsApp con la Scriveteci una scritta. frase che è hashtag feltro bag. Ok? Allora, ragazze, quindi leggo i commenti. Vi è piaciuta? Sono contenta anche della sua semplicità. Sì, brava. Dovrebbe essere. Ecco qua. Ci Allora, ci vedete? vedete? Allora, Ok, senza hashtag vi scrivo solo feltro bag. mettete voi l'hashtag. Come si farà? Control. C'ha qualche sequenza di tasti. Antonio, scrivi hashtag feltro bag. Siamo spariti perché ho toccato un tasto, un po' come, diciamo. Ma ok. Allora, Antonio, scrivi hashtag feltro bag Nuovo perché. contest, hashtag feltro Perché bag. con l'Apple non riusciamo a farlo, cioè, mi E pare troppo. magari diciamo che parte da domani per i prossimi 15 giorni, quindi 15 marzo lo Ma se chiudiamo più o vogliamo dare meno. anche un po' di tempo in più, perché se qualcuno vuole prendere la borsa mentre arriva il pacco e poi deve fare Quindi la la. chiudiamo con l'arrivo della primavera, va? 21, 21 Più o marzo, meno, dai, diciamo, più o alla meno siamo prima lì. diretta dopo il 21 marzo, ok? In modo che avete 3 settimane di tempo per fare la feltro bag. Naturalmente, solo, guarda come scherza, perché lei già l'ha fatta. Si può inserire anche un'altra colla, Dina? Sì, assolutamente. Tranquillamente. Soprattutto sulla piccolina, perché anche sulla grande, ma sulla piccolina, se me la premi un attimo perché l'hai Eccola qua. aperta, è proprio perfetta, perché è una misura dove la tracolla ci sta un amore. Di lato si mette un ponticello, lo sapete, si aggancia benissimo, e una catena, e viene veramente un amore perché la dimensione è proprio adatta anche a essere portata a tracolla. Questa grande, non lo so, se volete mettere una tracolla, ci sta benissimo lo stesso. Io la trovo più comoda da portare a spalla perché è proprio una classica borsa da portare a spalla. Il manico è circa 40 centimetri, quindi ce la fate tranquillamente nonostante il mio braccione. Cioè, non c'ho proprio un braccio così smilzo, eppure passa. Quindi, sia da portare a spalla che per mettere una tracolla va un amore. Io la tracolla la metterei sulla piccola, Sulla però, piccolina ragazze, oh, siamo tutte libere di fare come ci e pare. di modificarla come più vi piace, insomma. Allora, Ci sarà il tutorial? Sì. domani mattina esce il tutorial della Feltro Bag.
Vi ripeto, facile, facile, il tutorial dura 10 minuti perché veramente ci sta da creare un pannellino rettangolare. Una volta impostato il lavoro non potete sbagliare perché i punti sono sempre gli stessi, sono due giri da ripetere. Vi faccio vedere anche come finire perché diciamo nel momento in cui andiamo a lavorare questi ventagli le maglie aumentano, nel momento in cui poi dobbiamo andare a fare l'ultimo giro dobbiamo andare a ricostituire il numero di maglie iniziali. Quindi questo giro di maglie alte sotto e questo giro di maglie alte sopra, queste sono le uniche due difficoltà, cioè l'impostazione del lavoro e la riduzione delle maglie, ma assolutamente una cosa facile facile. Wow, sono rimasti incantati, Dina, guarda, wow, è bellissima, mi piace un sacco. Antonellina che dice, le mie due borse le ho inviate su WhatsApp. Con WhatsApp, Ok. non lo so se le abbiamo messe perché non mi ricordo, Non erano mi centinaia ricordo, le foto. sì. Se non le abbiamo messe, rimandatele, ragazze. Potete comunque fare hashtag la mia borsa che noi vi facciamo un secondo video. Tanto di foto ne abbiamo tantissime ancora da Ha voglia di mettere poterne perché mettere. tante di voi ce ne hanno mandate decine, quindi ce ne sono da mettere. Allora, vi vedo con piacere, grazie alle vostre idee. Grazie, Donatella. Quindi abbiamo lanciato il nuovo contest, hashtag. Hashtag la mia feltro bag questa volta, quindi andate su Facebook oppure su Instagram oppure su WhatsApp, mandateci le vostre foto con borse di feltro che avete comprato da noi, queste borse, realizzate le vostre borsa più che vi piace, insomma, Allora, ad ognuno la sua rispondo a un paio fantasia. di domande. Sì. È possibile cucire? Assolutamente sì. Sia queste borse che sono, diciamo, industriali, permettono il passaggio dell'ago, ancora di più, perché è più morbido, il feltro che invece noi utilizziamo per le nostre fodere, quelle, diciamo, artigianali che facciamo. Naturalmente il contest vale anche se avete comprato un'altra borsa in feltro, cioè una di quelle che trovate nel nostro shop, che ne so, la Shopper, la Midi, la Sì, la Patentina, pochette, la qualsiasi Pochette, borsa che quindi avete acquistato. qualsiasi borsa che abbia supporto in feltro va benissimo. Naturalmente, noi per lanciare il contest abbiamo fatto questa offerta straordinaria su queste che sono, diciamo, industriali, sono acquistate da un nostro fornitore. La piccolina costa 4,90 euro, la grande 5,90 euro. Quindi sono, se guardate un po' i prezzi sul mercato, veramente dei prezzi straordinari. Dina, la maga delle borse, mi sono appena arrivata. Cosa mi sono persa? Elena, ora lo ripeto. Allora, Eccola qui. eccola qua, la nostra filtro bag fatta con due pannelli, lavorati con due gomitoli di filato iris. Naturalmente potete scegliere qualsiasi altro filato. Un'idea molto bella può essere anche fare un pannello semplice però sfumato. Quindi a voi le idee. Io ho fatto la mia per lanciare il contest, e ho voluto fare appositamente un punto molto traforato perché si vedesse sotto il contrasto di colore. Allora, no, gli indossi non li abbiamo fatti vedere, abbiamo solo lanciato il contest. Ora tocca ad Anna Il con il contest che suo. per ricordare un attimo anche ad Elena che si è appena collegata è hashtag feltro bag, cioè lì potete inviarci tutte le foto, insomma, di borse realizzate con basi in feltro. Ok? Quindi o su Facebook o su WhatsApp, scegliete voi il mezzo, basta che Allora, scrivete hashtag Antonellina, blu non feltro c'è, non c'è stata data, non l'hanno fatta con il blu, quindi la trovi in grigio scuro, grigio chiaro, beige, bag. Beige. marrone e bordeaux. Per quelle che sono rimaste, sono ancora un centinaio di borse che abbiamo sul sito, quindi dovrebbero essere sufficienti a farvi partecipare al contest. Abbiamo sia la misura piccola, 35 cm per 25, che la misura grande, che è 30 cm per 40 Quella di centimetri. Dina penso che è la misura La grande. misura grande, due gomitoli, uno sul davanti e uno sul dietro. Ho lasciato i laterali liberi. Se volete, ricoprire anche i laterali, dovete necessariamente comprare un gomitolo in più, in quanto ce l'ho fatta, diciamo, giusto giusto, è rimasto un po' di filo. Allora, che mi piace tantissimo, si potrebbe fare una pochette con il cotone per il matrimonio? Certo. Assolutamente sì, conviene sempre avere un involucro all'interno, diciamo, una fodera, perché altrimenti è bucherellato e quindi, diciamo, tende a perdere forma, ma soprattutto ci passa la roba dentro. Luisa, arriveranno delle nuove fodere per l'estate.
abbiamo idea di fare delle fodere molto belle con l'aiuta, ma non quelle solite che si trovano in giro. Ci sarà, speriamo, un progetto tutto particolare che riguarderà le nostre fodere fatte in juta per l'estate, quindi ci potremo sbizzarrire e ci sono anche i filati nuovi. Allora, presentiamo un Abbiamo attimo. accontentato un po' tutti nelle risposte, diciamo, più o meno. Ok, Allora, allora. invece, per quanto riguarda che La dice base Dina? La esterna. base esterna della La borsa. base esterna, questa? Ok? Dina diceva i laterali li ho lasciati vuoti, intende tutti e tre i laterali. Sì, questo, Laterale, questo, questo laterale e e questo. sotto i due laterali. Naturalmente potete anche fare il fascione per ricoprire tutto, prendete un gomitolo in più, potete fare anche solo una Una maglia semplice maglia alta. alta oppure lo stesso punto e magari la base in maglia alta. Allora, andiamo. Allora, l'altro indosso invece io l'ho realizzato con i ferri e ancora con la lana, quindi parliamo in Sì, questo fa ancora caso. freddo. Sì. Diciamo, appena arrivato di nuovo un po' di freddo, ho ripreso subito la lana e il mio magnifico filato tello per realizzare, ci eravamo detti in qualche diretta fa, un bel punto Moebius, ma lavorato con i ferri, quindi ne avevamo già parlato. È stato lavorato con questo scaldacuore con i ferri circolari, quindi numero 5, e un cavo lungo. In questo caso vi consiglio il cavo da 120 o il cavo da 80 per chi ce l'ha. Da 80 va bene Ah, posso comunque. dire una cosa? Sì. Sono arrivati sul nostro sito anche i cavi da 40, perché quando comprate il kit ci sono i cavi lunghi. Partono da 60 in Quindi pratica. 60, 80 e mi pare 110, 120. 120, 120. quindi sono i cavi lunghi. Qualcuno ci aveva chiesto il cavo corto, che è più semplice da utilizzare per realizzare le maniche, i cappelli, gli I colli. scaldacolli e quindi trovate per i ferri circolari intercambiabili anche i cavi da 40 da acquistare, costano pochissimo, Sì, tipo 3 e euro unitamente ai 40. cavi piccolini sono arrivate anche le punte corte che mi Nella misura aiutano 3 e della 4. misura del 3 e del 4, per ora sono le punte più corte che unitamente al cavo corto vi aiutano anche a realizzare magari mezzi Cappelli. guanti, quindi parti più strette oppure calzini, quindi per chi ama fare dei lavori un po' più piccoli e stare più comode nella lavorazione. Con le Quindi punte punte corte corte e e filo cavo corto. corto, quindi da 40, e quello vi aiuta a realizzare insomma le parti più Un'altra cosa che strette. approfitto, perché sempre di Sì. Katia, è arrivata tutta la serie di uncinetti ergonomici in tutte le misure. L'abbiamo dal 2, 2,5, 3, 3,5, con la mezza fi misura fino al 6,5, poi 7, 8, 9, 10, 12 e 15, o 10, 12 e 15, una cosa del genere. Quindi avete tutta la serie di uncinetti ergonomici per chi ama avere il manico in gomma. Quindi anche Sì. qui, prima ce l'avevamo solo nelle misure grandi, perché più comodo da utilizzare, visto che ci sono state richieste, abbiamo fatto un acquisto e abbiamo preso tutte le misure disponibili. Quindi anche per chi ama gli uncinetti ergonomici con il manico in gomma, state apposta, li trovate nella sezione attrezzi. Potete scegliere quello che più preferite, insomma, ormai Ritorniamo tutte le misure ci sono. invece Allora, ai ferri. al Moebius lavorato con i ferri. Dina qualche settimana, qualche mese fa vi ha fatto vedere quello lavorato a uncinetto, quindi chi lo vuole realizzare ad Spiega un... che cos'è. È la tecnica dell'infinito in pratica, Brava. ok? In pratica è il simbolo dell'infinito che continuate a lavorare da sotto e sopra tutti i punti e si realizza un lavoro in tondo ma che va girando da su e giù. E quindi è È incrociato. incrociato, tant'è vero che qui ve ne accorgete dal fatto che io ho un lavoro che inizia con due colori e poi finisce, inizia con questo colore qui e finisce poi con il colore inverso, Anche col beige diciamo ai chiaro. ferri si inizia al centro anche. Anche i ferri, sempre dalla punta di partenza e Quindi sempre dal riuscite a fare centro. anche delle strisce perfettamente simmetriche, perché Sì, la catenella di partenza è sempre la sta al stessa. centro e poi il lavoro cresce in parallelo sopra e sotto. Questa Sì, è la sì, sì. caratteristica del Moebius. Sì, è molto semplice e non vedrete lo stacco di colore perché alla fine con i ferri anche avete il marcapunto che vi indica il punto di partenza e quindi voi sapete che da lì potete cambiare il colore. Quindi magari se avete in casa tot fili avanzati di altre lavorazioni, volete fare un Moebius un po' più allegro, abbinate tutti i colori che avete e lo realizzate Oppure tranquillamente. tutta una serie di beige, tutta una Una serie di serie, blu, sì, non fate per degli forza sfumati particolari, insomma, ve li riuscite a potete... fare le righe simmetriche. Volevo Sì. rispondere a due persone. Innanzitutto volevo salutare Maria Rosa che è appena arrivata, quindi le diamo un bacio. E Dina sta interrogando Anna, no?
no, no, perché io non so usare i ferri e E quindi qui usa, quindi chiede. faccio delle domande di controllo No, perché no, no, non no. so se funziona uguale all'uncinetto, perché non lo so, non so usare i No, la ferri. tecnica è la stessa in pratica, è lo stesso motivo, lo stesso tipo di utilizzo, però si parte in un modo diverso ovviamente con i ferri e con il cavo circolare. Allora, Però fa sempre questo lavoro tipo infinito, no? Che voi andate verso il basso, poi risalite verso l'alto e ve ne accorgete perché mettendo un marcapunto, vedete che il marcapunto vi scende sotto e e poi poi vi risale risale sopra. sopra. Quindi ve ne accorgete che state andando nel verso giusto quando vedete scendere e salire questo marcapunto nel modo E anche corretto. Monica dice: una tecnica fantastica quando non sai la quantità di filo che ti occorre. Infatti, perché crescendo in modo simmetrico sopra e sotto per un coprespalle, per uno scaldacollo, andate tranquille e non dovete, per esempio, contare quanti giri fare per alternare i colori. Volevo rispondere a Bombina che cercava un filo da abbinare al LED. Allora, per me, proprio sia come tonalità di colore che come spessore, la morte sua, diciamo, del LED è con il cable 5, anche perché sono realizzati dalla stessa casa, quindi vedrai che per esempio il color ruggine, il color smeraldo, il colore blu, sia del cable 5 che del LED si sposano perfettamente e quindi riesci a fare degli abbinamenti perfetti. Lo stesso per esempio del cable 5 sabbia e del LED beige, quindi anche per il bianco si sposano perfettamente. Quindi quando farò vedere anche questa canotta che ha fatto la mia mamma proprio alternando cable 5 e LED, vedrai che il blu è proprio lo stesso e quindi il lavoro viene veramente perfetto. Allora, aspettavo il tutorial dei Boebius ai ferri. Brava Bene, dai, Annalisa! quindi così abbiamo accontentato un po' tutti. L'unica cosa che vi volevo far vedere, la particolarità del Moebius lavorato ai ferri, è che quando voi l'andate a lavorare, vedete, vi viene sopra la parte di maglia rasata e ovviamente la parte di sotto vi viene il legaccio, cioè sarebbe la parte al contrario della E lavorazione. questo è ancora più bello, Crea un secondo me. motivo maggiore, sì, vi crea movimento perché io non ho fatto altro che davanti alla TV lavorare la maglia rasata, ma mi ha creato il motivo alla fine direttamente la tecnica perché sale, scende e crea questo tipo di lavoro. Vedete, questa è la riga di partenza dove vedete la differenza tra il dritto e il rovescio. Questa è la riga di partenza, ma non c'ha né punti di cucitura e né nulla. E Quindi questo è bello. andate avanti Facile, tranquillamente. facile. Allora, Laura si preoccupa perché ci prende in giro, ma noi non Lauretta, siamo permalosi. no, Stava Lauretta, no, scherzando. no, no, no. Voglio salutare Carmen e Lilli che si sono appena collegate e voglio dire, allora, Margherita, tu che cerchi un filo in seta, al momento non c'è un misto seta, lo stiamo valutando perché stiamo aspettando anche dei campioni che ci arriveranno domani di una nuova casa che vorremmo prendere, un nuovo produttore, quindi se riusciamo a trovare quello che ci soddisfa, avremo anche il filato in seta, però misto seta, ma al momento non ce l'abbiamo. Allora, io me lo ricordo, grazie, ha fatto un abito con il cable 5 Sì, LED, molto bello per un molto bello. matrimonio. C'è il tutorial? E può uscire mercoledì, lo possiamo Ah, mettere in programma già da mercoledì, perfetto, allora, quindi tranquillamente uscirà. visto che andiamo di corsa, di corsa, di corsa, perché le cose sono tante, io faccio, l'ho messo oggi, quindi ho detto lo lascio per farlo vedere nuovamente, Sì, il perché mio diciamo questo cardigan. bellissimo cardigan non ha avuto la gloria che doveva avere No, da perché avevo il Covid, quindi quando è non l'ho fatto nato. vedere. Allora, questo, visto che ci sono ancora dei gomitoli e sono gli ultimi praticamente di microfibra con cui ho realizzato questo cardigan che viene lavorato in verticale, perciò le strisce sulle righe sono in verticale ed è anche più comodo perché non ingrassano, perché di solito la striscia orizzontale si dice che allarga, quindi io l'ho lavorato in verticale, è un semplice rettangolo a cui vengono fatti gli incavi per le maniche e poi vengono aggiunte le maniche. Il punto è facilissimo, è un filato piuttosto sottile la nostra microfibra perché abbiamo 100 grammi per 300 metri, scontato oggi a 3,25 € per fare il cardigan in taglia L, bella lunga, vedete che il cardigan è piuttosto lungo nonostante io sia alta, bastano 4 gomitoli, quindi con meno di 15 euro riuscite a farvi il cardigan. Di questo trovate già il tutorial, si chiama Cardigan Happy. Happy, sì, questo è Finalmente cardigan l'ho Happy. imparato. Ci sono 4-5 colori di microfibra per chi ama i colori più chiari, più legati invece alla terra, oppure diciamo ci sono anche dei bei colori fantasy. Si può spaziare a seconda dei propri gusti tra diversi tipi di Ah, però non filato. abbiamo detto una cosa
per il mio, per il mio indosso. Vi bastano semplicemente tre gomitoli di Otello. I ferri ho utilizzato il numero 5 perché volevo in questo caso una lavorazione un po' più compatta, e quindi vi servono tre gomitoli e i ferri numero 5. Li abbiamo anche preparati. Sì, così vi facciamo vedere un attimo le tonalità. Perché al di là dell'utilizzo... allora... Anch'io spero che scegliete un bel filato in misto seta, ma anche lino. Allora, per quanto riguarda il lino, a parte le cake che si chiamano soft lino di Katia, che sono sfumate, arriverà la settimana prossima un nuovo filato che si chiama Formentera, nuovo, 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 molto bello, anche quello in lino. Veramente bella la microfibra, l'ho comprata, ma devo sentirmi pronta. Non ti preoccupare, Monica. Allora, se vuoi fare il mio cardigan, è un semplice rettangolo. Non si fanno aumenti, non si fanno diminuzioni. C'è un giro fatto praticamente con una maglia presa avanti e mi ricordo una maglia alta, e dall'altro lato è solo maglia alta. Quindi anche il punto è molto semplice. Io ho scelto una lavorazione molto compatta perché essendo, diciamo, sottile, mi piaceva un effetto che fosse comunque coprente, però senza essere molto grosso, perché magari lo stesso punto lavorato con un filato molto grosso viene bello gonfio, invece con il filato sottile, il punto bello fitto, il lavoro, diciamo, scende bene, si vede che è un capo invernale ma senza essere pesante. Allora ci chiedono il lino in tinta unita, anche quello lo stiamo valutando, ragazze. Noi cerchiamo ogni anno di darvi nuove cose. Naturalmente cerchiamo anche dei produttori che siano affidabili, ma che siano anche, diciamo, abbastanza accessibili, perché si fa facile a comprare il top di gamma su tutto, però poi i prezzi sono poi tutti non è molto accessibile alti, per tutto, quindi per non tutti. È facilmente accessibile, quindi noi cerchiamo sempre di bilanciare e cerchiamo di trovare la qualità al miglior prezzo possibile, e quindi niente, per questo che ancora stanno... Allora, si può fare con i ferri dritti? Il Moebius? No, nasce proprio per i ferri circolari, in realtà, perché è una lavorazione in tondo, quindi con i ferri dritti non riuscireste a... Ah, farlo. Allora, dice Elena, puoi indossare, dammi a miei gomitoli, la borsa di Dina, perché io sono piccolina. Allora, Elena... Ah, vicino a me? Sì, questa è la borsa grande, volendo la puoi prendere anche piccola, se te la senti più, diciamo... Tanto i manici hanno la stessa lunghezza, cambia solo la dimensione della borsa. Mi alzo, vi faccio vedere tutta la mia altezza. Quindi questa qua è 40x30 ed è la versione grande. Se la volete più piccolina, c'è 35x25, quindi ci dovete togliere 5. Faccio vedere, eccola, la versione qua piccola. La indossala anche se... Aspetta, metto qualcosa dentro. Per dare un po' di spessore, sì, così almeno... perché ce l'ha lo spessore, sono 10 centimetri per entrambe le misure. E questa è la versione piccola, anche questa va sulla spalla, anche molto comoda. Faccio vedere vicino così. Ma un mega gomitolone di cotone esiste? Ci abbiamo un mega gomitolone? Ci sono in realtà. Ecco qua. Allora. Non so se si vedono. Grazie Monica. Va bene? Ok, ritorniamo. Ora non vorrei fare una puntata schizofrenica, però ci sono un sacco di cose da farvi vedere, sia estivi che invernali. Ora vi facciamo vedere un altro paio di cose invernali, anche se ne avevamo preparate tante, magari il resto ve lo facciamo vedere velocemente, ma ci tenevo a farvi vedere l'Otello. Ok. Mi sono segnata il prezzo. Allora, Otello che è in sconto a 2,60 euro. Abbiamo 50 grammi per 125 metri, 25% di alpaca, 25% di lana vergine, il resto acrilico. È ottimo, si lava in lavatrice, molto gonfio, da lavorare sì, con un ferro 5, un uncinetto 6, quindi sì, cresce sì, sì, anche sì, rende sì, molto. Antonellina aveva già segnato 2,60. Grazie. Allora, facciamo vedere un po' di colori. Allora, il grigio che io ho in mano è il numero 17. Ma sì? Sì. Ma non mi sembra che esiste. 77. Non si vedeva bene, scusatemi, 77. E se non erro è questo come colore, no, è l'altro, questo qua. Questo no, è 77 come tonalità. Poi abbiamo un senape che dovrebbe essere il 90, i numeri sono piccoli, sì. 72 che è un bel tortora, oppure più un castoro, diciamo così.
Poi abbiamo il numero 70, che invece è uno dei È due uno dei due colori colori che ha miei. lavorato Anna. Io non li ho presi tutti, eh. Questo potete abbinarlo, vedete come ho fatto io, la fascia centrale Poi e poi. abbiamo il 75, il nero, poi c'è il bianco che non abbiamo preso per non sporcarlo, sinceramente non l'ho preso per non toglierlo dalla busta, e due blu, uno che è jeans, che è il numero 91, e uno è 73, che è proprio blu. Anche questo è un perfetto abbinamento. Lo stesso lavoro che ha fatto Anna, se lo volete fare con il lurex, anche in un solo colore, oppure abbinando anche i colori, lo potete fare, ecco qua, con il mosaic. Anche il mosaic è in offerta. Faccio prima di Antonellina che mi dice qual è il prezzo del mosaic. Attendiamo Non per i l'ho mosaic, Antonellina. scritto. Non l'ho scritto qual è il prezzo del mosaic. Va bene, aspetta Aspettiamo Antonella. Antonellina. E abbiamo i colori chiari che hanno il lurex in argento, che sono il bianco, il rosa e il grigio. E poi abbiamo ancora questo perfetto abbinamento. Ah, c'è anche l'arancio, volendo, che non ho preso, che è Sì. bellissimo, che invece sono il senape, il verde militare, più l'arancio che ho dimenticato di prendere, che invece hanno il lurex dorato. Anche prendendo un gomitolo di questo e un gomitolo di quest'altro, lavorando a fasce, Sì, potete fare tranquillamente. un comodo coprispalle. Tranquillamente. Allora, perché non l'ho comprato questo? Quale? È il cipria blu. Ah, È, sì, cioè ci sono l'otello i blu, due blu, scusami. L'otello blu. il jeans e il blu, quindi lo dovresti comprare. Laura, ti mancano, Laura, ti mancano questi due. Mi immagino la casa di Laura con tutti questi gomitoli blu. Allora, grazie Antonellina, il mosaic costa 6,80 euro. Ok, io ho Intendevo preso il hotel, fucsia sì. con il cipria per la mantella, che prima o poi farò. Dai, forza, forza, Sì, ma Monica, perché ragazzi, ti la devi mantella che ha lanciare. fatto Dina con l'Otello e il Cipria, questo cardigan, sono ideali per il cambio di stagione. Quindi quando inizieremo a togliere i nostri cappottini, i nostri piumini pesanti, potremo tranquillamente uscire di casa con questi coprispalle che comunque ci tengono caldi, ma non sono poi No, Delia, sono eccessivi. lavori che abbiamo già, eh? Non è che siamo così veloci. La borsa è velocissima, ve la fate in un pomeriggio Sì, tutta. ma pure questo scaldacollo, ragazze, questo cardigan, questo coprispalle, è super veloce. Io l'ho realizzato, ho iniziato ieri mattina e oggi era finito, voglio dire. Tranquillamente sono velocissimi. Vabbè, c'è la misura 38, è una imbrogliona. Se lo devo Vabbè, fare che io, c'è? già un po' di più ci vuole. Il prossimo lavoro, no, ma Misura veramente ho 20. pensato che il prossimo maglione ai ferri Lo sarà fai a fatto su me? di te. No, Grazie! deve essere fatto su di te, perché così spieghiamo anche la parte davanti come lavorarla, insomma. Allora, come faccio? È questione di fare più punti. Che cosa? Sì. Allora, io ti consiglio di prendere per fare la misura di partenza per il Moebius, prendi la misura Radice. attorno alle spalle, Incluse le spalle attorno e il al seno, e seno. aggiungi almeno 10 centimetri in più per il nodo, ok? Diciamo per questa. Torsione che ha il lavoro. Bravissimo, non mi veniva. Quindi prendete la misura attorno all'esterno delle braccia, il seno. Comprendendo la parte più che espone di più, quindi anche il giroseno all'interno, così vi viene il diametro della circonferenza che dovete avere, insomma. Allora, Monica, devi vedere sul sito se c'è l'Otello verde, ma io l'avevo ordinato e credo che sia arrivato. Ora non ce l'ho sott'occhio, quindi non te lo posso dire, ma se c'è sul sito, vedi che c'è veramente. Allora, Antonellina dice: io sto ultimando il mio Poncho che ho fatto fatto per con la Pasmina, pashmina. Bravo, vai. brava, scusami. Il cardigan di Dina è fatto con la microfibra, l'ho anche preparato da qualche parte. Ah, ce l'ho dietro Sono qua. Ok. qua i colori in microfibra, però sì, va bene. Io Mo vi sono facciamo per il vedere. beige. Ok, beige, bello, bello anche il beige. Un altro filato molto bello, che pure sta in sconto e di cui ho segnato il prezzo, è Africa. l'aprica, che in sconto sta a 6,35 euro. Considerate che stava circa 8 euro, quindi 6,35 euro. Abbiamo gli ultimi gomitoli, ce ne sono anche più di uno per colore, quindi se vi serve anche per fare il mio cardigan, considerate che sono 300 metri, vi servono, diciamo, questo si lavora con un uncinetto un po' più grande, vi servono 3 gomitoli per fare il cardigan in taglia Io l'aprica L. con i ferri l'ho lavorato con i ferri numero 6 e ho realizzato il gilet per Michela e un gomitolo di questo è Di stato più che malva. sufficiente per una taglia S. Quindi Quindi un gomitolo per una l'uncinetto taglia mangia un S. po' di più, quindi in taglia L con le maniche, 3 gomitoli, potete tranquillamente fare una maglia a questo cardigan che ho io indosso. Allora, bellissimo anche in beige.
L'hotel. bellissimo, l'Otello che composizione ha? 25% alpaca, 25% pura lana vergine, il resto è acrilico, ok? 50 grammi per 125 metri, quindi come il tiglio, ma rispetto al tiglio si lavora con un ferro, un uncinetto più grandi in quanto è più gonfio, quindi chiama proprio un ferro, un uncinetto più Allora, grande. Maggie penso che si riferisse all'aprica, credo che ti stavi riferendo a questo qui, Ah sì? che composizione No, ha ha? scritto l'Otello. No, e anche poi Ah, sotto. ok. Che Anche composizione? qua. Allora, diciamo anche questa, va. 25% di alpaca, 25% di lana, 47% di acrilico e 3% di Sarebbe la poliestere. parte in 150 poliestere grammi per 360 metri. per 300? 60 metri, Oh, pensavo. 360 metri. Oh, quindi pensavo, scrivo sempre 300, invece quello è 360 metri. 360 Quindi, metri. ragazzi, è bello abbondante, mi ricordavo male. Ok. Allora, smettiamo un po' con le cose invernali. Guardate che tutto il sito ha i filati, tutti i filati che sono sul sito sono in sconto, alcuni addirittura al 25-30% dei filati invernali. Per esempio, l'avevamo preparato insieme alla microfibra, c'è anche il Somnium, per chi volesse fare per sé o fare un regalo, basta un solo gomitolo per fare un scialle, è in sconto a 20 euro rispetto ai 25,50 euro iniziali di partenza, quindi abbiamo anche qui un bello sconto del 20%. E parliamo di 150 grammi per 450 metri. Comunque un filato e un gomitolone abbastanza grande anche in questo caso qui. Allora, Pier Nicola Ninci, io lo so che non sei Pier Nicola, ma mi ricordi il nome perché non Ah, riesco a eh. ricordare i nomi di tutti quelli che utilizzano gli account di altri. E lei sta realizzando la maglia fiammetta, che anche quella è una maglia che viene lavorata con le righe verticali, e quindi sta avvenendo un amore, ci credo, perché anche quello è un bel lavoro ed è anche carino avere queste righe verticali, perché di solito quando si lavorano questi filati sfumati vengono belli, ma le righe sono sempre orizzontali. Quindi abbiamo pensato di girare un po' la lavorazione in modo. Ah, È ciao Sabrina. Sabrina! Allora, proprio per diciamo creare l'effetto delle righe verticali. Ora partiamo con le novità. Allora, una novità che poi capirete meglio quando arriveranno anche il resto delle cose, però che ci tenevo a farvi vedere, sono le Andiamo in fodere. primavera ora, eh? Allora, tuo marito le ha lasciate come le ha fotografate, però va bene lo stesso. Allora, che cos'è questo? Praticamente, tra le varie richieste che ci sono state fatte, per il mio cardigan, quanti gomitoli di microfibra? 4 per una taglia L bella lunga, perché la lunghezza di questo cardigan dal collo alla fine sono 70 centimetri. Quindi considera che io sono una L pure abbastanza lunga e sono bastati 4 Cioè, gomitoli. metà altezza mia in pratica, la lunghezza del cardigan, No, non è un poco vero. poco in meno. Sulla testa. Allora, ah no, non ti preoccupare, Maggie, tu qualsiasi cosa, chi non avesse difficoltà ad entrare nel sito, non si deve preoccupare, perché Chiedete. chiedete, noi vi mandiamo le foto e può capitare che ci sono problemi di connessione, magari il telefonino non è proprio degli ultimi, quindi il sito contenendo tante fotografie è un po' pesante, quindi è normale che non tutti si apra. Allora, che cosa sono questi? Praticamente sono dei pezzi di stoffa che troverete ora sul sito perché vanno a completare la nostra sezione shop borse. A che cosa serve questa stoffa? Per le fodere, perché c'era stato chiesto, soprattutto con l'avvento della primavera, di avere delle fodere. Quindi di cotone, questo è 100% cotone, con cui foderare l'interno delle borse, perché seppur è vero che le borse in feltro sono già di per sé belle, pulite, sistemate, soprattutto se viene girata al contrario, quindi praticamente all'interno abbiamo le cuciture quelle pulite, magari d'estate fa più piacere avere del cotone all'interno della borsa piuttosto che direttamente il Il feltro, feltro. che invece d'inverno invece è abbastanza gradevole. Quindi abbiamo scelto dei colori e per ora sono arrivati questo giallo che io chiamo mandarino praticamente. Poi Un giallo abbiamo sole. il sole, Un giallo sole. fucsia, l'arancio, il turchese, il lilla,
il verde e naturalmente all'interno del sito troverete anche il classico color crema e il color nero per chi volesse, diciamo, dei colori un po' più semplici. Quindi, nella nostra sezione Shop Borse, che è stata completamente rinnovata perché abbiamo dato un'organizzazione un po' diversa a tutti i prodotti che erano diventati tanti, quindi poteva sembrare un po' confusionaria la predisposizione dei vari prodotti, abbiamo dato tutta una nuova configurazione, quindi sarà anche molto più semplice cercare e trovare le cose all'interno dello Shop Borse, oltre agli accessori, alle borse in feltro e naturalmente ai cordini che si sono arricchiti con l'aiuta, con lo Swan, E anche con Nilo 3, volendo, se col volete Nilo 3, utilizzarlo con... se si vuole fare Sì, anche sì, una sì, sì, sì. pochette, per esempio. Che stavo dicendo, troverete anche le fodere. Allora, Il blu, Monica, Laura, il blu. il blu. Arriverà anche il blu, non c'erano tutti i colori. Allora, Voglio solo naturalmente. ricordare, Dina, su Facebook che non riusciamo a leggere i messaggi perché ho visto un Ma se occhiolino che tu partiva. volessi. Vediamo di qua se riusciamo a vederli. Allora, tornerà il Non si cotone vede. sfumato Ambra? Non lo so, non lo so, vediamo perché. Ah, un'altra cosa che vi volevo dire, questa domanda sul cotone Ambra mi ha aperto la mente. Il cotone ha subito notevoli aumenti, come un po' lo sapete, tutte le materie prime, quindi anche il filato Ambra che io ho visto dal nostro fornitore abituale ha subito un aumento piuttosto considerevole. Quindi per ora lo abbiamo scartato perché in effetti costa veramente tanto. In realtà tutti i filati sfumati costano veramente tanto, quindi noi siamo riusciti più o meno a mantenere i prezzi, possiamo dire quasi, non del tutto, ma quasi inalterati grazie alle quantità che compriamo e quindi agli sconti che riusciamo ad ottenere. Però purtroppo lo sapete, per l'aumento sia del prezzo delle materie prime, l'aumento dei trasporti, soprattutto però anche il costo delle tintorie, tutti i cotoni hanno subito notevoli aumenti. Oddio, se le prende Sabrina, quelle stoffe, vi fa un tutorial, le vuole tutte, dice mamma belle da tagliare, bravissima Sabrina. Allora, questo cotone rivestito con i pannelli fatti con il punto di prima rimane troppo morbido? No, allora assolutamente Luisa non va bene. Questa è proprio una stoffa leggera, è un cotone da mettere all'interno della borsa dove hai però un supporto maggiore. Per esempio, si può realizzare in cordino, in tripolino, che è già abbastanza sostenuto, e mettere all'interno la fodera, oppure si può mettere all'interno della borsa in feltro, ma non può essere utilizzata da sola. No, perché è troppo tenera, È troppo proprio una morbida. stoffa con cui ti potresti fare al massimo una camicetta, ecco, neanche voglio dire qualcosa di più. Allora, uno dei filati che vi voglio far vedere, che già in casa nostra da un po' di tempo, ma non abbiamo mai avuto, ma sono cuscite come il feltro? No, sono in realtà proprio degli scampoli di stoffa. Quindi li abbiamo caricati sul sito in due misure, 50 per 70 e 1 metro per 70, e quindi è lo scampolo con cui poi chi vuole si può cucire la fodera. In realtà io l'ho prese anche perché, mo spoilero, Non spoilerare troppo, fa la brava. sto lavorando ad una borsa molto particolare che però è anche un po' traforata. Una borsa che, diciamo, non prevede dei supporti in quanto è morbida, fatta con il cordino, in particolare fatta con il cotton fine, però naturalmente trattandosi di mattonelle, diciamo così, vengono questi buchi. Allora, mi piaceva l'idea, sempre del contrasto, un po' come abbiamo fatto con la filtro bag, di avere, diciamo, questo cordino di un colore e dietro la fodera di un colore in contrasto e magari con gli stessi manici. Visto che i manici ancora non sono arrivati, io non ho finito la borsa, però l'idea è quella di creare degli abbinamenti per cui abbiamo questo famoso cordino lavorato che però, diciamo, fa vedere in trasparenza all'interno della borsa perché è aperto. Allora si cuce anche solo direttamente sulla mattonella il quadrato fatto di stoffa in modo tale da creare questo effetto che vedo non vedo, cioè che si Si vede vede il l'interno. sotto che è in contrasto. Questa può essere un'idea, naturalmente può essere utilizzata, non so,
riesco a leggere. No, è Laura che risponde, dice, a meno che non fai una borsa a sacco, Ah, quindi sì, va se fai un meglio, sacchetto, sì, ha va voglia, va bene, benissimo. viene carino. Allora, e quindi diciamo, questa è una delle idee, oppure semplicemente si compra lo scampolo proprio per fare la fodera all'interno. Abbiamo caricato due misure, 50 per 70 e 1 metro per 70, per darvi la possibilità anche di creare i multipli, cioè se a una persona serve 1,5 metri, non è che noi gli diamo un pezzo da 50 e un pezzo da 1 metro, gli diamo 1,5 metri in modo che può ottimizzare il Meglio. posizionamento, diciamo, dei pezzi da tagliare, perché se gli diamo troppi pezzetti, no, se compra 1,5 metri, non è che gli diamo 3 volte 50 centimetri, altrimenti ha troppo sfrido. E quindi noi, Sì. mettendo i 95 centimetri, 45 centimetri, diamo la possibilità alle persone di fare, per esempio, per assurdo, 2,5 metri e quindi avere il pezzo intero. E Non così so se mi sono ve lo tagliate spiegata. voi in base alla misura che vi occorre. Quindi quando avete la stoffa di 2 metri, avete un pezzo da ricoprire di 1,90 m, ve la tagliate bella dritta a 1,90 m, senza che avete la cucitura poi in mezzo di quell'altro spezzone, insomma. No, niente, su WhatsApp sono riuscita a No, su prendere, Facebook. su Facebook, sono riuscita a prendere i messaggi e la domanda era sul tuo cardigan, Ah. sempre quanti gomitoli ci vogliono per realizzarli della misura di Dina, erano 4 gomitoli. Sì, allora non capisco Laura, meno che fai la borsa Ma grigia, qualcosa sopra non stava ho capito, rispondendo, quindi mi sono probabilmente. persa i commenti, non riesco a parlare, a respirare, a leggere contemporaneamente, non ce la faccio. Allora, vi faccio vedere il filato Cosmopolitan che molte di voi hanno già acquistato, ma molte altre mi avevano invece chiesto di vedere da vicino. Allora, il Cosmopolitan è sempre un filato concept di Katia, è un filo tubolare tipo a catenella, diciamo così, piuttosto doppio, anche se leggerissimo. Si lavora tranquillamente con un uncinetto 6 e anche Alessandra, che l'ha già lavorato, mi potrà dire con che cosa l'ha Ha lavorato. lavorato. E dentro, vedete, c'è questo effetto un po' sbrilluccicoso dato da un po' di Lurex, ma molto molto delicato. Questo è il colore nero. Poi abbiamo il colore senape. Tutti hanno questo effetto leggerissimo di Lurex. Vuoi qualche Allora, il gomitolo? senape è il numero 80, la Sì. composizione è 80, Brava. 88% viscosa e 12% di poliestere, è 50 grammi per 105 metri, Ah, ok? Laura, ma quante cose vuoi sapere? Vuole sapere precisamente quale borsa è. Poi ha capito e mi spoilera, capito? Ah, Ma io la faccio diversa la Laura! borsa. Allora, sì, complimenti volevo dire anche a Monica perché ha utilizzato il nostro Sì, filato Happy l'ho visto per per fare il fare dei copricina. coprisedie. Sì, ha fatto un cuscino per una sedia Sì, molto, molto molto carino. brava. Allora, ti passo qualche Sì, colore. poi ho il numero 72, che guardate abbinato con il numero 71, pure che amore, se volete fare un Non li ho lavoro presi tutti, i colori a sono di più. fasce. Il numero 71 è un cachi, potremmo dire, Sì, è un un cachi. cachi. Allora, Alessandra dice che è bello, ho fatto la stola con l'uncinetto 6, costa Sei. 4,50 euro ed è bellissimo. Grazie, Antonella. Poi il grigio che è 74. Poi c'è il verde acqua che è 92, che lo sto sfasciando. E poi questo petrolio a te. Petrolio è il numero 83. Questo è stupendo, secondo me, come colore. Molto elegante, Molto, anche molto per chi bello. dovesse fare una canotta. Sì. E questo è il numero 84, che è un colore jeans chiaro. Allora, sono filati meravigliosi. Questa maglia tubolare è leggerissima. Infatti, all'inizio, quando l'ho visto, ho detto: bah, è un po' doppio. In realtà, questa maglia No, secondo me tubolare è no. un amore. Io, durante il mio Covid, mi sono fatta questa canotta provando un po' di punti così, l'ho buttata giù ed è venuta veramente un amore. Una maglia molto traforata ed è venuta veramente bella. Potrebbe essere usato per fare una pochette, sì, sempre con un supporto all'interno. Quindi, magari se sei capace, la fai tu, oppure acquisti una delle nostre pochette, sempre in feltro. L'ideale è fare un bel punto e Sì. poi rivestire qualcosa, diciamo, che sia più rigido, quindi dare a questa lavorazione che è molto morbida, a meno che non fai una di quelle pochette tipo come l'ha fatta la nostra Vincenzina,
con il Picasso, quindi Picasso, vai a sì. vedere su Un'idea nelle mani di Vinca, c'è una bella pochettina fatta con il Picasso, quel genere là lo potresti Flat, non mi fare. ricordo come si chiama quella borsetta. No, non mi ricordo, Ma... mi ricordo i miei tutorial, figura di nomi dei No, tutorial degli perché il tema altri. della borsa, che com'è fatta. Ah, grazie ragazze, sono gasatissima per questi copricuscini. Brava Monica, No, ma così è stata una bella è una idea bella come idea. reinventare con qualcosa di casa, basta cambiare un look e diventa una cosa Perché ho nuova. visto che lei ha molte cose con il blu, Sì. quindi ha usato, diciamo, quel tono di colore è venuto veramente un amore. Molto bella l'idea. Allora, ancora filati estivi. Ah, volevano vedere l'aiuta. Allora, vediamo un po'. Ne prendo una. Allora, prendo l'aiuta naturale. I Allora, colori sono tra l'altro, tantissimi. se Anna si sposta, Oh, aspetta, aspetta. vi faccio vedere. No, 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 togliere, si Aspetta, vede. voglio... si vede? Sì, se lo abbassi. Ecco qua. Questa è la proposta che fa Sì. Mondial per la borsa, per l'utilizzo dell'aiuta. È una borsa a righe, mi fai vedere l'eco? Sì, anche l'eco, sì, una cosa da molto. Allora, questa è la bobina di juta della Mondial. Naturalmente, ragazzi, sapete che la juta ha questo effetto un po' grezzo, però rispetto alla juta che avevamo l'anno scorso, abbiamo scelto quella della Mondial perché è come se fosse un po' più già consumata, quindi non ha quell'effetto legnoso o non dovrebbe avere tanto effetto legnoso e quindi non perde tanta fibra. È 100 grammi, non vorrei sbagliare. Aiuto. Sì, 100 grammi per 65 metri. Ho fatto il calcolo. Per fare la borsa sole che avevo fatto io l'anno scorso ci vogliono 6 di queste bobine da 100 grammi. Più o meno l'uncinetto è lo stesso. Ok? L'abbiamo presa in tantissimi colori. È giusto che la bobina non sia molto grande. In questo modo vi permette anche di fare dei lavori con più colori. Io ho preso Ok. l'eco denim, Brava, effettivamente. brava. Sì, Sono sì, sì. portata I avanti. colori sono nero, jeans scuro, verde acido che si porta, questo è il colore dell'anno, Sempre questo. arancio, Questo. naturale, Uguale. giallo, Giallo. vino e Però. rosso. È Vabbè, abbiamo rosso. preso solo quelli della borsa. Dovrebbero arrivare ancora un paio di colori che erano in produzione. Poi della Mondial ci sono arrivati. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colori dello Swan che vi ho accennato prima, oggi faccio vedere tutto, con cui potete realizzare le borse. Vi arriverà, ma lo metteremo in PDF, anche il tutorial, la spiegazione, non il tutorial, per realizzare questa borsa. Anche le catene le trovate sul nostro sito. Facile questa borsa perché all'inizio basta un solo gomitolino di Swan per fare questa borsetta che porta anche le frange, mi sembra anche un'idea carina. Carinissima. Verde militare per una borsa giovanile, verde militare ancora no. Arriveranno altri cordini, non avremo solo i cordini di Mondial, perché ogni cordino ha la sua particolarità. Se trovo un verde militare, te lo compro. Ok, vai tu. Ok, allora per chi aveva chiesto l'eco denim 100% cotone riciclato, come diceva prima Dina, è un 50 grammi per 155 metri. Parliamo di un utilizzo con un ferro o un uncinetto che va dal 3, 3,5 e la casa consiglia per una taglia 42 dai 400 grammi di filato. In questo caso, vedete la particolarità del filato, non è lucido, è un filato comunque opaco, ma devo dire la verità, È molto immagino bello sì. e mi dà l'idea, l'abbiamo preso perché è vero che è un cotone, però per prima chiedeva il lino, Dalla sensazione dà di la essere un lino. sensazione visiva di essere molto simile al lino, con la differenza che di solito il lino è un po' duretto, proprio perché la sua caratteristica, mentre questo, È essendo estremamente cotone, è morbido. molto morbido. Quindi la lavorazione ci dà l'idea del lino, in realtà è molto morbido. Per chi è abituato a utilizzare filate estate o il filato cable 5, siamo una via di mezzo tra la doppiezza del filato estate e quella del cable 5, con la particolarità, come ha detto Annalisa, che è opaco, mentre quegli altri due, avendo una doppia mercerizzazione, sono Sono molto lucidi. lucidi. Allora, ci chiedevano quanto costa l'aiuta. Ogni bobina costa 3,60 euro, sono 65 metri, e quindi l'ideale è comprarne più di una per fare, per esempio, un lavoro multicolor. Io già ho in testa
Non lo so se la qualcosa farò con multicolor. l'aiuta oppure con un altro filato, farò una cosa bicolor. È un filato grezzo, ma il denim è un filato riciclato. È 100% riciclato, è un Sì, cotone riciclato. è molto bello Eh? l'effetto opaco per l'estate. Sì, in Sì, realtà sì, sia sì, sì. lucido che opaco, diciamo, sono belli. Mancava nella nostra gamma di filati un cotone 100% che però fosse con la finitura opaca e abbiamo scelto questo della Mondial che, vi ripeto, proprio come texture, come effetto materico, è molto, molto particolare perché non è il classico ritorto un po', come dire, piatto, no? Ritorto classico, ma ha questo effetto che viene fuori come se fosse un po' più Una catenella un po' rustico, più un po' rustica, più rustico, un sì. filato grezzo. Sì, è grezzo nell'effetto visivo, però è anche molto È morbido morbidissimo. quando lo tocchi. Allora, tra i colori Mondial c'è anche l'azzurro Tiffany. Mondial quale? Perché dipende che cosa Allora, cerchi. nell'eco denim C'è ce ne sono tantissimi di colori, quindi andate a vedere la categoria perché veramente di colori tra Se l'arancio e il ti blu jeansato riferisci ce ne allo sono. Lo Swan. Swan, c'è un verde acqua che potrebbe assomigliare al Tiffany un po' più chiaro. Bello il Devo rosa fare una scuro, me la borsa fai vedere? blu molto elegante da regalare. Vorrei chiedervi se arriverà un cotone particolare. Già pure questo potrebbe andare. Allora, blu non Non c'è c'è, però. però. Allora, facci capire bene che cosa intendi, perché se la vuoi realizzare in cordino, se la vuoi realizzare in couture. Allora, ci sono tanti tipi di cordini. Abbiamo il classico tripolino che è in polipropilene, che è molto lucido, ha quell'effetto un po', diciamo, plasticoso nel senso buono, che è lucido. Poi abbiamo, per esempio, come non mi ricordo se lo suono in polipropilene, però ci sono quelli in poliestere, dove abbiamo un effetto un po' più matto. Poi abbiamo anche i cordini catenella in cotone, che non sono lucidi come questo. Questo è un effetto semilucido. Poi c'è il tripolino che è molto lucido. Poi c'è il cotton che noi abbiamo sul sito, si chiama Cotton 3. Domani probabilmente caricheremo i nuovi colori. Cotton 3 è da lavorare con l'uncinetto 3-4 e ha un effetto opaco, quindi dipende un pochino che cosa devi fare. Per esempio, una borsa blu elegante potresti volere l'urex, o non lo so, perché Sì. ci sono anche i tripolini lurex. Allora, beh, lo fai vedere il rosa scuro? Sì. Ah, Ma io l'avevo preparati sopra, li ho forse dimenticati. del Questo Nino qua. 3? Ah, ok. Allora, per quanto riguarda, allora, quando indosso gli abiti in cotone all'uncinetto, il filato si allunga. Allora, Grazia, o dipende dal cotone. Perché io ho visto, per esempio, su Sì. Facebook delle lamentele riguardo un cotone molto famoso che però, quando poi si lavava da maglietta diventava vestitino. E questo è un difetto, del cotone. Allora, col filato estate e col filato cable 5 a noi non c'è mai successo perché per fortuna sono filati molto sostenuti. Un altro problema invece potrebbe essere legato alla lavorazione se tu lo lavori con una mano molto molto lenta, quindi con un Più uncinetto morbida. troppo, diciamo, piccolo, o non lo so, con una mano tua, diciamo, molto lenta, per cui poi quando lo vai a lavare cede. In linea di massima, se non è un difetto di lavorazione, è un difetto di produzione del prodotto. Allora, il cordino Mondial risulta duro. Allora, tutti i cordini, diciamo, dopo un poco che li lavori, fanno un po' male alle mani, ma è l'effetto normale. Perché hanno una rigidità maggiore come filato, voglio dire, non E è il diciamo, è cotone, un la lana. sintetico, o un poliestere o un polipropilene, quindi è come se tu stessi, come dire, lavorando la corda della tenda, per farci capire. Però, essendo un cordino Mondial, subisce tutta una serie di trattamenti che lo rendono un po' più morbido, però è sempre un lavoro sostenuto. Allora, rispondo anche a Maggie. Che cosa intendi per cotone riciclato? Allora, questo cotone nasce dal riciclo dei jeans. Quindi sono stati praticamente Recuperati dei jeans. recuperati i jeans, le stoffe jeans, che sono poi tinte e viene fuori questo filato.
Allora, il filato estate non cede, sì, non c'è mai successo di fare un lavoro o di qualcuno si sia lamentato che il filato estate cede. In realtà altri filati li abbiamo visti, li abbiamo lavati, li abbiamo lavorati, magari costano un pochino di meno, però cedono. Quindi tutto sta, diciamo, a quello che volete. Realizzare con quanto volete pagare, Ora, non è ovviamente, non è detto che che. ci siano, che non ci siano altri filati più economici che non cedono, noi non li abbiamo trovati ed è per questo che nel nostro shop il filato 100% di cotone che costa di meno costa 2,60 euro, mentre ci sono altri shop in cui trovate dei filati di cotone a 1,80 euro, però a me non piacciono, quindi non ci stanno nel Nel nostro shop. nello shop. Allora, Che appoggiano la proposta di Laura che vogliono un tutorial sulle varie differenze dei cordini. Quando le avremo, magari tutti quanti, ne parliamo un attimo, faremo ok, magari una vi diretta, non facciamo lo vedere so, eh. diversi cordini almeno su le doppiezze, perché non scendo nella parte tecnica di differenza tra Sì, poli, sì, sì, sì. propilene e poliestere, che non ce ne frega niente, però diciamo tra quali sono quelli lucidi, quelli matti e diciamo quelli semilucidi, eccetera. Per fare la borsa a mare, gli stessi colori che si vedono, quanto ci serve di juta? Allora, Questa. naturalmente hai un gomitolo. 1, 2, 3, 4, 5, Sono 6 1, perché 2, questo è 3, 2. 4, 5, sono 6 colori, quindi hai bisogno almeno di 6 gomitoli perché sono, diciamo, 6 colori differenti. Sicuramente con uno riesci a fare la parte in beige e poi c'hai 2, 4, 5 fasce di colore, quindi ci sono 6 gomitoli di juta. Se ti fai il conto, 6 per 3, 18, 6 per 6, 36, con meno di 20 euro ti viene la borsa. Quanti colori sono disponibili di questo filato? Lei parla Allora, sono dell'Echidenim. 1, 2, 3, C'è 4, 5, l'arancio, 6, il blu 7, scuro, 8. c'è il blu, c'è il Dovrebbero essere grigio, una decina. Lo c'è il beige, c'è il rosa antico, c'è il verde. trovate già Comunque sul caricato sul sito trovate sito. tutti i colori per quanto Vi riguarda faccio vedere un po' l'Echidenim. questo tipo pesca. Però più delicato, forse un po' un cappuccino, quello che ha preso Cappuccino, Anna, che che è lime, bellissimo. questo giallo. O altrimenti c'è anche il verde, Il che pure è verde, stupendo. l'arancio. Non li avevamo preparati, ragazzi, quindi sono ancora chiusi nei loro Sì, sacchetti. meno male che così non si sporca. Questo latte, Potete anche qui giocare e fare una maglia a a strisce, a fasce, fascio, ma una canotta sia diciamo tranquillamente. utilizzando fasce di maglia alta, Voglio. sia utilizzando delle semplici maglie rasate, che è un lavoro favoloso. Per quanto riguarda invece il Nilo 3, sto correndo facendovi vedere anche cose che non erano in programma. Il Nilo 3 è un filo 100% Egitto Macò, anche in questo caso è cotone 100%, si può utilizzare sia ai ferri che all'uncinetto. Io lo utilizzerò, va benissimo fare delle maglie, è anche molto lungo perché abbiamo 100 grammi per 200 metri e ci consiglia l'utilizzo dell'uncinetto 3,5-4. Io l'ho preso, l'abbiamo preso io e Annalisa, sia perché i colori sono fantastici, ce ne mancano ancora altri 4. Abbiamo questo rosa antico, il glicine, lilla, che dir si voglia, questo effetto color pistacchio, il rosa Rosa chiaro, chiaro. e devono arrivare ancora 4 colori, ma lo utilizzerò perché voglio fare delle decorazioni per le borse, perché visto che arriveranno, ne faremo sempre artigianalmente le borse in juta, voglio creare sempre questo effetto di trasparenza con una lavorazione fatta magari con questo Nilo 3 che è un po' doppio, quindi che ne so, dei fiori, delle margherite, delle mattonelle, con in trasparenza la parte di juta che però si vede. Questa è l'idea. Allora, voglio accontentare un attimo Maggie, le faccio vedere il denim color verde, perché ha detto mi fai vedere meglio il denim color verde, che è il numero 754. Eccolo qui. Ok? Ok, per bombina che voleva vedere, non, allora questo Ecodenim ha delle colorazioni un po' diverse dai classici verde, bordeaux, giallo, cioè sono degli effetti un po' più particolari. È il colore che è più simile a quello che cercavi tu, ma non è proprio bordeaux, è questo qua. È più un cipolla.
che è più un cipolla, proprio bordeaux no, però devono arrivare degli altri colori di cable 5. Quindi noi, se ti interessa, scrivici e il prossimo ordine che facciamo alla casa possiamo anche prendere il bordeaux per il cable Laura, c'è 5. anche un colore ginzato che a te sicuramente piacerebbe Aspetta, tantissimo. lo prendo. Sì, Che perché ho va anche detto il abbinato col verde. blu. Sì, ce l'ho già anche da qua. Ah, ok. Non l'ho posato questo. Brava. Per chi volesse fare un lavoro anche a fasce, non lo apro e Antonio mi distrugge. Ecco qua. Vai, 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 vai. Ecco qui. Eccolo qua. Questi sono i due toni di blu. Questo è il numero 756, che è un colore jeans, e Non ti dico l'altro è un niente, po' più Laura, blu. della E borsa. Ah! questo è 780. Tu scrivi, io non leggo. Da oggi non ti risponderà più. No, no, sto in fase produttiva, non posso spoilerare perché penso una cosa e poi ne faccio un'altra, quindi Poi ci rimanete male. dico che faccio una cosa e poi ne faccio un'altra, perché dipende. Lo sapete che io faccio sempre progetti che poi siano anche facili, quindi magari parto con un'idea complicata e mi appoggio a qualcosa di più semplice che sia adatto a Diciamo che i tutte. nostri rosa non sono mai rosa molto smielati quando li compriamo, perché anche a noi non piace proprio il rosa rosa, quello là, tipo, e solo quel Confettino. rosa confettino ci piace, ma per i bambini, ma non No, però a me piace perché il rosa è baby baby. questo. No, ma non è proprio quello baby baby baby. No, Questo dai, non non è va ancora proprio. piantato. E quindi, ragazzi, un po' vi abbiamo fatto vedere così en Diciamo che passant abbiamo fatto tutti. una carrellata tra nuovo vecchio, abbiamo preso Sì, allora, all'improvviso. quindi chiudendo la diretta, che dire? Ah, che ci sono i saldi, quindi approfittatene perché abbiamo ancora qualche cosina di divertente, tra cui per esempio tutta la microfibra che serve in vari colori, che Sì, potrebbe sì, essere sì. utilizzata per fare il cardigan. Abbiamo l'Otello, che è questo filato Che meraviglioso. potete realizzare con tre gomitoli il mio Moebius lavorato ai ferri, Oppure il Moebius lavorato all'uncinetto, di cui l'uncinetto. trovate due o tre tutorial sul canale. Potete sbizzarrirvi con un altro filato. Lo stesso dicasi per il filato aprica, che ce n'è ancora un pochino ed è tanto amato perché poi il prezzo è veramente imbattibile: 0,35 per 150 grammi. Sì. Vi abbiamo fatto vedere un po' velocemente quelle che sono le novità sia di Mondial, qualcosa di Katia, lo sapete che sono due dei nostri fornitori, poi ci sta tutto il filato estate, il cable 5, il LED che ormai sono storici nel nostro shop, quindi quest'anno ci divertiremo tanto, abbiamo tanto tanto in me. Ah, le fodere che sono importantissime e saranno diciamo le protagoniste delle mie borse quest'anno perché voglio fare tanto colore, abbiamo bisogno di divertirci naturalmente. Poi chi non amasse poi tutto questo colore Va sulle tinte neutre, va boh, sulle tinte neutre e tranquillamente. quindi si può tranquillamente fare qualcosa di più sobrio. Che dire, le idee sono tante, fa ancora un po' freddino, ma diciamo iniziamo a preparare Già ci tutto prepariamo per per essere l'estate. pronte per l'estate. Sì. Allora, ma quante cose fate? Siete instancabili? No, è semplicemente il nostro lavoro. E poi ci divertiamo, ragazzi, non c'è cosa Sì. più bella che fare ciò che Ciò ti che ti piace diverte. fare. Quindi, naturalmente, non mi ricordo chi diceva, se fai un lavoro che ti piace, in Non realtà lavorerai non mai un lavori, giorno nella tua vita, alla non fine. lavorerai mai un giorno nella tua vita. Allora, quindi questo già è una bella vittoria. Vorrei vincere a Superenalotto per comprare tutto. L'auguriamo allora, Sì, in ma bocca non al solo per lupo. questo. Anche io penso al Superenalotto. Ma l'aiuta va bene anche per un cappello estivo? No, nel senso che l'aiuta è legnosa e quindi sicuramente ti darebbe fastidio. Aspetta che è in arrivo e di gran moda la raffia. L'abbiamo presa in una decina di colori, è bellissima, quella è l'ideale per fare i Sì. cappelli, ma anche le borse, quindi anche quello faremo le borse con la raffia. Faremo sì il cappello magari abbinato alla borsa per andare al mare. Purtroppo non è arrivata ancora, ma è in arrivo, quindi anche soprattutto è un filato Mondial, anche questa raffia, quindi anche in questo caso diciamo la qualità sarà sicuramente Super, super assicurata. buona. Il tutorial della mia giacca già c'è, Maggie, si chiama Cardigan Happy, Happy. lo trovi sul sito, è uscito un mesetto fa e l'ho riproposto proprio perché ci sono ancora disponibili
gomitoli di microfibra in diversi colori, non solo il colore con cui ho realizzato il cardigan, bastano per una taglia L 4 gomitoli ed è un lavoro facilissimo. Ok, Allora, attendo la grazie, grazie per i prossima. complimenti e niente, ragazze, abbiamo sforato l'ora alla grande, però credo che veramente vi abbiamo fatto vedere di tutti. Ricordatevi, il nostro Il nuovo contest che è contest. hashtag FeltroBag, Feltrobag. a cui potete partecipare mandando le foto delle vostre borse che avete realizzato, che realizzerete con le borse in feltro ricoperte con la lana. Potete utilizzare qualsiasi borsa in feltro, sia queste che abbiamo acquistato direttamente giustamente per il contest, che sono praticamente in due misure, sono molto squadrate, l'effetto è proprio voluto di queste borse un po' squadrate. Io ho utilizzato la borsa grande e due gomitoli di iris, la potete realizzare anche Come nella misura volete. più piccola, potete anche rivestire i laterali, oppure potete utilizzare una delle nostre borse in feltro artigianali che trovate in tantissime misure, a partire dalla pochette fino alla D&G, che è Che è quella enorme. enorme. Allora diamo il via alla fantasia creativa con i vostri preziosi consigli e suggerimenti. Bene, Sì, Lilli ha utilizzato anni fa la raffia della Monga, le dice che è fantastica, quindi bene, già bene. abbiamo un'esperienza su Sì, questa raffia. perché la raffia è veramente simpatica da utilizzare, è un prodotto svelto e carino. Allora, grazie ragazze per la Grazie, grazie. bella e ricca serata piena di spunti. Auguro a tutti una buona serata. Non vedo l'ora di vedere tutte queste borse e non vedo l'ora di avere il tempo di farle, perché la mente La corre più mente c'è, veloce delle delle mani. mani. Quindi anche noi vorremmo avere il tempo per realizzare tutto quello che pensiamo. Io mando un grosso bacio a Antonellina, che mi è sempre di Anto. grande aiuto. Riprenditi presto, mi raccomando. Ok, fate un vestito. Da mare, ce ne sono Ah, già da sul nostro mare ce ne sito sono. comunque, anche di vestiti da mare. Troverai uno nero realizzato da Dina, ora non ricordo il punto, che potrai replicare tranquillamente con il filato cable numero 5. E poi ce n'è un altro sfumato pure tranquillamente replicabile o con l'estate o con il cable numero 5 o con filati sfumati. Quindi sul sito già ce ne sono La sui. prossima settimana vi faremo vedere ancora nuovi filati, perché ce ne sono arrivati altri, ma veramente oggi era impossibile Far vedere tutti, prepararli e farveli vedere tutti, sarebbe stata veramente una grande confusione. Quindi già ne abbiamo fatta parecchia, veramente, perché con tutti questi filati. sì, ti prendi il posto. Adoro anche io l'Ecodenim, quindi spero che sia un prodotto che apprezzerete, perché anche il prezzo è piuttosto equivalente al filato estate. Parliamo di 2,70 € al Sì. gomitolo, 50 grammi per 155 metri, 100% cotone riciclato. Quindi anche questo può essere l'ideale per fare anche un vestito mare, perché Sì, no, magari a righe. sì. Quindi veramente c'è solo da lavorare e divertirsi. Grazie per tutti i complimenti che ci fate, non li leggo tutti se non mi sembro autoreferenziale. Quindi vi auguriamo una buona settimana. Domani è lunedì, quindi iniziamo alla grande anche questa settimana. Sì, mi raccomando, uncinettate, sferruzzate, pubblicate le Tanti vostre saluti ad foto. Antonio, ma scordatevi che non ci serve. No, Antonio. No, Antonio, no, scherziamo, speriamo che si è disconnesso, se no dopo ci Sì, ci picchia. picchia, io non mangio stasera, se sta ancora connesso. Allora, ragazzi, un bacio fortissimo, un'ottima settimana e ci vediamo la settimana prossima. Ciao.